Eccoci qua giunti alla seconda rirecensione, nella quale parlerò appunto del mio completo Marpat, di cui anche questo era presente nella recensione, ma è scomparsa misteriosamente, e qui il mistero si infittisce. Allora, partiamo subito. Cos'è questa mimetica Marpat? Allora, è una semplicissima mimetica, direte voi. Appunto, ma ha qualche piccola caratteristica che la rende un po' differente dalle altre. Allora, principalmente è il classico prodotto cinese, sempre della SWAT Company. Io ho acquistato il completo Marpat, ovvero giacca e pantaloni, e in più ho aggiunto anche 8 € di cappellino tattico. Misura SM, che ovviamente ho ristretto con una clip da balia, una spilla da balia, perché risultava lo stesso molto largo. Unico difetto riscontrato in questa tenuta. Allora, cosa c'è da dire? Il mimetismo è praticamente il Marpat classico, quello più scuro. La mimetica è composta appunto la giacca e i pantaloni, che devo dire, pur essendo un tessuto molto sottile, tengono davvero caldo. Un pregio molto, diciamo, molto buono di questa mimetica è che se mettiamo appunto giacca, cappello e pantaloni nello stesso una linea, non si distingue dove inizia il pantalone e dove inizia la giacca. Praticamente un mimetismo perfetto, ben fatto. Poi possiede cuciture doppie, due fili, disposte su due file, uno e due, solo che magari passando in mezzo ai rovi potrebbero scucirsi leggermente, come è successo qui. Non protegge dai rovi, piccola nota negativa. Come colorazione nella zona boschiva va abbastanza bene, soprattutto se parliamo di pinete o dove sono alberi a fusto scoperto, perché è prevalente il marrone. Quindi magari per una foresta un po' più verdeggiante ci vorrebbe la Marpat Jungle, quella con più pixel verdi. Appunto perché i pixel è una mimetica digital. Cos'altro ha di speciale questa mimetica? A parte che ha un costo davvero abbordabile, circa sui 38 € anche questa, mi sembra. Possiede attacchi in velcro e in più la chiusura è particolare, possiede sia una zip che attacchi in velcro, quindi se fa molto caldo potete lasciare la zip aperta e usare sugli attacchi in velcro. Allora, già detto che fa molto caldo nonostante sia molto sottile. Penso sia materiale sintetico misto a cotone. Poi un'altra cosa molto particolare è che ha velcro un po' dappertutto, sulle spalle, sull'altezza del petto e l'altezza dello sterno. In più c'è anche il colletto richiudibile, sempre a velcro, molto utile. Quindi la giacca è molto buona. Anche queste tasche particolari sul braccio, che sono, io non le reputo abbastanza inutili, perché sono presenti in ambedue appunto, le maniche, però è praticamente impossibile aprirla con una mano sola, perché è un velcro molto. È impossibile, perché uno dovrebbe spezzarsi il braccio, girare al contrario e aprirla. Quindi questa è un'altra nota negativa, che tasche senza alcun utilizzo. Il cappellino, a parte la nota negativa della dimensione, pur essendo SM risultava un po' larghetto, però possiede due fori per la reazione su ambedue i lati, molto utili. Si suda lo stesso magari nelle giornate più soleggiate, però almeno protegge bene dal sole, con la visiera ampia e la fronte alta. Poi, i pantaloni. Anche questi sono riempiti di tasche, come ogni mimetica decente deve avere. Hanno una chiusura a bottone unita a due cordini, molto semplice. Un'altra cosa che mi sono indicato però della giacca è che le maniche si possono regolare i polsi con questo velcro, può fare più largo o più stretta la manica. Ovviamente sono fatte misure, queste XS, perché io sono un po' più alto e molto magro, quindi per me va bene l'XS. A differenza della Royal, questo qui è un prodotto sì cinese ma decente. Quelli della Royal ho trovato sempre patacate, tipo una S che era grande come una XL. E qui ho detto tutto. Anche l'altezza dei piedi si può regolare con questi cordini qua, che sembrano tipo lacci di scarpe, e praticamente probabilmente sono lacci di scarpe. Nient'altro, questa qui è una mimetica di cui consiglio l'acquisto, perché tiene caldo in inverno, è leggera, il mimetismo è praticamente perfetto, non si vede neanche le tasche dove sono ormai,
abbastanza resistente. Le uniche scucciture che si possono avere sono quelle classiche da usura per quando si passa in mezzo ai rovi o piante spinose. Io ho avuto la fortuna di abitare in un territorio dove sono prevalenza di piante spinose e tante altre cose molto simpatiche e acuminate, quindi probabilmente mi sono rovinato più io che la mimetica. Quindi con questo concludo anche qui questa brevissima rirecensione. Giusto, sono recensioni un po', non so, lo so che non sono accuratissime, però voglio fare qualcosa giusto per non lasciare il canale in disuso, e ovviamente non ho potuto ancora comprare la videocamera nuova, decente, quindi dovrò usare ancora questa Coolpix, quindi se non mi abbandonerà riuscirò a fare altri video. Per oggi è tutto, ci vediamo nella prossima recensione, anzi nel prossimo unboxing che avverrà tra circa 3 giorni. Quindi restate connessi e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!